vogliamo raccontarvi una storia a lieto fine, la storia di una giovane mamma che con grande coraggio ha sfidato tutto e tutti e ha rischiato anche la sua stessa vita per mettere al mondo una meravigliosa bimba, guardate. Una gioia, tanti ostacoli superati e sfide durissime affrontate in 9 mesi di gestazione, quando tutti quelli che erano accanto a questa giovane donna, tra cui i suoi genitori che per lei sognavano un futuro diverso e il papà della piccola, volevano farla interrompere la gravidanza, troppo scomoda a loro avviso per una giovane con tanti sogni da realizzare. Linda, 29 anni, di Licata, in provincia di Agrigento, per tranquillizzare la sua famiglia simula addirittura un'interruzione di gravidanza volontaria. Nessuno può impedirle di mettere al mondo la sua creatura, la piccola che giorno dopo giorno sente crescere nel suo grembo. Per mesi si vede costretta a mentire ai suoi genitori, poi quel pancino che cresce a vista d'occhio e la decisione di lasciare il suo paese comunicando a tutti di voler riprendere gli studi a Bologna, una città in cui Linda non arriverà mai. Il suo viaggio si interromperà a Niscemi, presso la comunità di accoglienza delle suore Sacra Famiglia, dove troverà affetto e complicità. Una gestazione la sua vissuta in clandestinità, da sola, lontana dagli affetti più cari, lontana da chi voleva che questa bimba non venisse al mondo. Eccola qua, Linda, è una bimba bellissima. Complimenti, benvenuta Linda. Allora Linda, ripercorriamo un po' la tua storia prima di questa bimba. Tu ti sposi a 22 anni. A 20 anni. 20 anni. Sì. Un matrimonio che poi per diversi motivi a un certo punto... Con tanta sofferenza. Sì, sì. È finito con tanta sofferenza. Beh, questo un po' tutti i matrimoni, poi alla fine... E tu comunque in un momento di debolezza incontri un altro uomo. Sì. E resti incinta. Sì, mi fa credere di volermi dare la famiglia, ma in realtà questo non è avvenuto. Ed eri comunque ancora giovanissima. Quanti anni? 24 anni. 24 anni. A questo punto lui ti dice: no, non è possibile avere un figlio, devi interrompere questa gravidanza. I tuoi dei genitori anche, gli amici, tutto i parenti. Tutto il mondo che mi circondava era contro. Ma contro perché? Cosa ti dicevano? Allora, in pratica mi hanno consigliato questa cosa perché pensavano di farmi bene, per non farmi soffrire. E per c'è il giovane, c'è un uomo le difficoltà, sbagliato. Le difficoltà che si incontrano nella vita e tutto. Sì, io posso capire che ci sono tantissime difficoltà e lo ammetto, però la vita è sacra. Dio pone la donna per dare la vita, non per toglierla. Quindi questo è stato fondamentale. Infatti io sono molto felice di avere l'opportunità di raccontare la tua storia perché è veramente un inno alla vita. Sì. A quel punto tu, senza avere un attimo di esitazione, decidi di fingere un aborto. Sì, in maniera che tutti stessero zitti e tu potevi portare avanti la tua gravidanza. Io ho utilizzato la teoria del bene maggiore e del male minore. Sì, ho mentito, però ho mentito a fin di bene. Certo, per salvare la mia creatura da morte sicura. Certo. Quindi tu dici a tutti che vai ad abortire? Sì, 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 sono entrata in sala operatoria, sono uscita poi dopo 2 ore con una flebo con l'acqua. Perché quindi non c'è avevi anche nulla dei che complici poteva essere. Sì, sì, in ospedale il dottore è stato questo. Il mio complice, è stato molto bravo. Fantastico. Però io, essendo maggiorenne, ero responsabile della mia azione. Certo. Perché intanto ci sono tanti rischi. Certo, quindi però... tu entri in ospedale, entri in sala operatoria, tutti fuori ad aspettare che tu uscissi, tu esci, dici bene, hai fatto l'aborto, sì, l'interruzione è stata fatta. E a quel punto sei partita, hai detto loro che saresti partita. Sì, sì, perché avevo degli studi lasciati sospesi anni prima e così pensai di riprendere questi studi a Bologna, cioè distante da casa mia. Certo. In realtà, prima che la gravidanza si manifestasse, mi sono rifugiata a Niscemi in un convento di suore, dove lì ho vissuto chiusa in una stanza per sette mesi. Lunghi mesi, molto difficili, di solitudine e di malinconia, certo. Di tristezza. Lontana da tutti, tutti i tipi di... Da tutti gli affetti. Certo. Tutti ti facevano al nord a studiare, ormai sì, più problemi, con la gravidanza interrotta, e tu invece chiuso in questa Molti stanzetta. Molti avevano rimosso questa idea dell'esistenza della creatura, certo. Mentre in realtà c'era in me.
E a un certo punto finalmente la bimba nasce. Il 26 gennaio del 2010 Gianna viene alla luce, però io subito dopo il parto sono stata sopraggiunta da una terribile emorragia interna che io ho visto la morte in faccia, un passo davanti alla morte. Però così come io ho salvato la mia creatura, Dio quel giorno ha deciso di salvare me. E quindi sono sopravvissuta anche io, anche se i ricordi sono molto tristi, però io in quel momento ho annullato me stessa per dare la vita. Certo, e sicuramente oggi quando guardi la tua bambina, sì, quei momenti che ti dimentichi in un attimo. Ma quando è stato il momento in cui poi ti sei presentata a casa davanti ai tuoi genitori, ai tuoi parenti, a tutti quanti, dicendo io non ho mai interrotto quella gravidanza, questa è la bimba? Allora, in pratica io 5 giorni dopo della nascita della mia bambina ho mandato un messaggio a mia madre e ho messo alla luce questa situazione. Quando sono venuti in ospedale quasi quasi non mi riconoscevano perché 7 mesi, certo, vissuti in quella maniera. Poi ho visto la morte in faccia, quindi non è stato facile superare quella fase. Certo. E quindi ero quasi irriconoscibile, cioè non ero quella studente che pensavano mesi prima, ma in realtà un'altra persona. Però mia mamma mi ha subito riabbracciata e... mamma. Sì, ha sentito subito l'istinto materno, mi ha detto hai fatto bene, ma come hai fatto? Certo. E adesso tu vivi a casa con i tuoi genitori, vivo con la mia famiglia, con Gianna, che è adorata da tutti, adorata dai nonni, dagli zii, dai sì, parenti, sì, da chiunque. Da tutti, amata da tutti noi. Tu hai voluto scrivere un libro su questa tua storia? Ho scritto un libro, L'angelo, il tesoro nascosto, dedicato al mio angelo custode, e vorrei dire a tutte le donne che la vita è sacra, va rispettata. E come ho scritto nel mio libro, lo dico sempre, che chi salva la vita anche di un solo bambino salva la vita di un'intera umanità. È così, è proprio così. Linda, grazie di questo messaggio di vita questo che hai portato. Regalo. Guarda, lo prendo con immenso piacere. Grazie di questo messaggio di vita che hai portato oggi a tutti noi. Davvero. Grazie a voi. Grazie di cuore, in bocca al lupo per la tua bimba. Grazie. E noi diamo a...